se la fai, cosa sono a fare? Da un coglione ne voglio fare due, ma sono a fare. Sto facendo lo zaino, che voglio andare nel bosco, voglio fare un video per YouTube. Ma vai a cagare, ma vai a lavorare. Allora, e tagliati i capelli. Tagliati. Io faccio una fanno. Vai, vai. Dai. Coglione. Ciao. Ciao. Ciao YouTuber. Ciao. Buongiorno, allora oggi sono in macchina, stiamo andando io e la mia bimba, l'altro cagacazzo l'abbiamo lasciato a casa, stiamo andando ai prati di Logarghena, non so come si dice, e da lì poi faremo un sentiero che ci porta al bivacco Tifoni e da lì faremo, dormirò lì, mangiamo, facciamo le solite cose e poi domani torniamo indietro. Bisogna vedere però se Google Maps mi dice giusto, perché per arrivare a questi prati non so se ci arriviamo con la macchina, poi da lì facciamo il sentiero o bisogna già fare il sentiero per arrivare ai prati. Adesso guardiamo un po' come butta, speriamo che butta bene perché è già un po' di video che inizio tutto l'ambaradan e poi non riesco a concludere la cosa. Niente, ci vediamo dopo, vi aggiorno. Ciao. Eccoci, non siamo ancora arrivati, però abbiamo parcheggiato qua. Sono i cacciatori, adesso ci impallinano stasera. C'è bello freschetto, eh? C'è già da metterci il giubbottino, ma speriamo che stasera non prendiamo troppo freddo. Allora, cosa non vi ho detto? Non mi sono portato la tenda perché voglio dormire là, se è libero, se no torno indietro. Tanto non dovrebbe essere tante ore di cammino, dovrebbe essere giusto 3 orette, mi sa, in giù di lì. E niente, c'è freddo. Adesso ci prepariamo, zaino a spalla e si va. Via, si parte. Vieni Kika, andiamo, vediamo come butta. Pantano. Lucy, che poi ci viene freddo.
Cos'è questa? Una bocciofila. Scherzo. Tutte le panchine belle. Non puoi vedere cos'è sta cosa qua. Fra 20 metri girare a sinistra. Grazie. Però adesso che qua ci vuole la chiave. L'ho già visto su internet. Dell'acqua bimba, non c'è niente, dai, andiamo, proseguiamo. Usciamo di qua. Questo è il rifugio dei vips. Comincia un po' di salidas, comincia la faggetta. La faggetta. Okay. Adesso abbiamo imboccato la 128. Speriamo che non abbiamo sbagliato, ma credo di no. Comincia a essere un po' più impervia. Fino adesso era proprio bella tranquilla, ci passavano anche le macchine addirittura. Le macchine no, ma le jeep. Adesso comincia a essere un po' più impervio. Lucy, cosa fai? Non ti vorrei mica strascinare, eh? Grazie. Andiamo, vieni con papà. Stai attenta qua, eh. Quasi quasi ti metto più strano. Mi sa che ci vediamo dopo. Ciao. Oh, buongiorno. Ari, buongiorno, cazzo. Allora, abbiamo fatto il primo pezzo, già ormai manca un chilometro, siamo arrivati. Abbiamo fatto il primo pezzo, quello dei prati di Logargena, che era molto molto tranquillo. Gli ultimi due pezzi, gli ultimi due chilometri sono un po' più impervi. C'è stato il punto che erano anche un po' strapiombo, io ho soffro un po' di vertigini. Sono rimasto un po' così, titubante. Però adesso penso che il più è passato. Manca l'ultimo chilometrino, una ventina di minuti, e dovremmo essere arrivati. Mi sa che a tornare indietro sarà più faticoso, perché abbiamo fatto un bel pezzo in discesa, dove c'erano tutti i sassi. Vabbè, tanto ci riposiamo quando andiamo lì e se ne riparla domani. Ah, qua c'è un bel vento. È un bel ventisciuello. Mancano 600 metri, non vedo l'ora di vedere. Dovrebbe comparirmi un momento all'altro. Sono Lorenzo. Eccoci quasi. Mi sa che tagliamo su di lì. Eccola, mi sa. Vediamo un po'. E che ci fa andare su allora? Eccoci, la faccio intravedere, credo. Credo. No, c'è lì. Ho solo un muretto. Arrivati, lo vedo. L'ho beccato.
Eccoci, l'abbiamo fatta. Cosa c'è? Cosa c'è? Tutto a te, voglio dirti te. Penso che io sono bella, voglio stare io a vedere la televisione, vero? Cazzo. Oh. Allora, sono le 2:30, sono arrivato adesso, sono sudato fradicio, mi sono messo un po' qua al sole a riposarmi un attimino, a asciugarmi un pochino. Poi farò qualche ripresina, vi faccio vedere un po' la location, carino. È fresco, sai che stanotte veniamo bene, è che c'ha già, sono arrivato che c'è una ragazza che adesso sono andati via, fortunatamente mi hanno acceso anche già il fuoco, però è freddo, c'è freddo, mi sa che stanotte andiamo mi sa anche 5 o 6 gradi, perché pensavo di no, ma cazzo. Ask the question, then you said it. I was saying things you're regretting. Can't erase the steps we're taking. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? È molto buio, ho già acceso anche il fuoco e niente, entriamo. Sticky hands and ice cream, always had to give you most of my carnivals and candy, but you always made me wait in line. I can't keep getting, cause your love was the thing I'm missing. Every day now you got me wishing. Will you open up?